Benvenuti a questa edizione speciale. Arrestati questa mattina in Maliseti due delinquenti che spacciavano funghi porcini ai ragazzini delle scuole. Gli abitanti della zona sono rimasti incerti e scioccati. Ammettono a dire che la gente gli ha perso il capo, ma che poi c'è pieno di funghi, voglio dire, perché rovinarsi la vita andando a fare questo affare. I giovani d'oggi non sanno più che fanno. Questa gente si meriterebbe di buttargli in galera e butta via la chiave, capito? Non so se mi spiego. Gli ora di dire basta, non se ne vuole più. Veramente non se ne vuole più, c'è pieno dappertutto. È stato picchiato a sangue l'amministratore della pagina toscana Maremma Maiala, ma andiamo a vedere il filmato originale. Ecco le violente immagini, ma ascoltiamo un testimone. Ebbene, gli hanno fatto, gliene potevi andare prima a quella festa di cazzo, scrivete delle cazzate sul pissito, non mi piace. E adesso passiamo alle notizie di cronaca, il nostro inviato speciale direttamente dal Coderino, ecco a te la linea Ciccio, mi senti? Sì, a te la linea Ciccio, ecco il servizio. E mi avevano detto di venire qui perché c'era atterrato un'astronave testa terrestre, invece c'è un cazzo nulla, poi non ci ho capito nulla, lo sai che fuori mi scappa cunata, e figlio mi levo da coglioni, buona gente, ci siete? In migliaia questa mattina i fedeli che sono intervenuti all'Angelus per salutare dalla finestra il Papa, ma andiamo a vedere il servizio. È sempre bello vedere il Papa e si affaccia alla finestra, comunque gli è sempre un'emozione molto bella. Ma adesso passiamo alla nostra rubrica sulla salute con noi dottor Pistoiesi. Ecco a voi il servizio. Ah, senti. Fino a tre pacchetti comunque fa bene. Fa bene fumare tre pacchetti al giorno. Per noi oggi è tutto, finisce qui. E sei forte e ambravacci Cicocò. E a voi la linea in studio. E so fare Celentano io. Alla prossima.